Anakin, che qui vi faccio vedere, l'ho conosciuto troppo tardi. Chissà quanto avrei rimorchiato io da single con dei basettoni del genere. Ma partiamo da una domanda chiave. Qui siamo in paradiso o siamo all'inferno? Vi do un indizio, in purgatorio sicuramente no. Il Cavaliere di Bronzo è un poema di Pushkin con un significato molto potente. C'è un ragazzo innamorato di una fanciulla e a un tratto c'è un'alluvione. Premetto che San Pietroburgo è stato teatro di alluvioni, incendi per tantissimo tempo. L'alluvione del 1824 fu devastante. Il ragazzo riesce ad accedere a un luogo alto e quindi si salva, ma quando ritorna a casa dalla sua fidanzata scopre che lei non c'è più, la casa è divelta. Mentre tutto questo succede, la statua qui dietro è rappresentato Pietro il Grande, il fondatore di San Pietroburgo, assiste impassibile a questa tragedia. Allora il ragazzo ritorna qui proprio di fronte a questa statua e riflette come l'ideale di Pietro, che era quello di fondare una città in un luogo altamente paludoso e soggetto ad alluvioni, alla fine è solo un ideale, perché la natura è più forte. E gli dice: Pietro, hai voluto costruire una città su una palude solo per motivi politici e strategici. Questo è il risultato, alluvioni e morte. O essere onesto, più di una volta mi sono incazzato anch'io con Pietro qui in 15 anni, anche se lui avrebbe potuto rispondere: «Oi, Tagliasca, non t'ho mica invitato io. Potevi starti nel tuo paese». Verità è che questa città ha oscillato troppe volte tra l'inferno e il paradiso senza fermarsi a metà strada. Prima il nulla, poi illustre capitale dell'impero, poi la rivoluzione, le purghe staliniane, l'assedio di Leningrado, la seconda guerra mondiale, gli anni 90. E oggi? Oggi siamo fortunati perché ci godiamo il lato migliore, quello paradisiaco, della città. Qui non c'è mezza carta per terra che la prossima volta il picnic lo organizzo qui.